Roberto Alberti, fidato amico della famiglia Auditore. Stando ai libri di storia, quest'uomo era un santo. Fece condannare omicidi, stupratori, peggiori criminali. Era uno dei migliori avvocati d'Italia e vinse tutte le cause, nonostante negli studi fosse un autodidatta. Ho trovato un accesso secondario al server del database dei Templari e l'ho setacciato in cerca di una prova. L'ho trovata. Pare che la famiglia di Uberto fosse stata sfrattata dalla banca dei Medici. Da allora Uberto covò propositi di vendetta e i Templari promisero di appoggiarlo. Il padre di Ezio costituiva un ostacolo e Uberto era geloso del suo ascendente sul governo fiorentino. Insomma, due piccioni con una fava. Sembra che Uberto avesse sfruttato la sua posizione all'interno della signoria come un'opportunità per colpire. Ancora questa storia. Hai oltrepassato ogni misura, Uberto. Senti chi parla di misure. Tu, che ti sei incoronato Lorenzo de' Medici, principe di Firenze. Questo non è vero. Certo che no. Sempre innocente. Comodo, eh? Almeno adesso sappiamo fin dove puoi arrivare. Cioè a dire, da nessuna parte. È stata una preziosa lezione per me e i miei alleati. Sì, i tuoi alleati, i pazzi. È di quei cani che si tratta, vero? Bada alle tue parole, Lorenzo. Potresti attirarti attenzioni indesiderate. Un mercenario, forse? Strani avi. Avanti, non siate timidi! Voglio solo aiutarvi! Là! Addosso! Bellezza, dammi un bacio. Già è caduto. Venite a vedere questo vestito, mi fa sembrare il sedere grasso. Una canzone mi ha strappato i vestiti. Vedete? Vi prego, adore. Buonasera, gonfaloniere. Buonasera a voi. Mi auguro che vi stiate divertendo. Sicuro. Una piacevole distrazione da questa brutta faccenda della famiglia Auditore. Dire che un tempo consideravo Giovanni fratello. Non è colpa vostra. Come potevate immaginare ciò che tramava? Io dico di cancellare il nome di quel traditore dagli annali. Che la storia ne dimentichi l'esistenza. Sì, se volete scusarmi un istante. Tu. What? Tu avresti fatto lo stesso per salvare coloro che ami. Sì, certo. E l'ho fatto. Gli Auditori non sono morti! Io ci sono ancora! Io! Ezio! Ezio Auditore! Assassino! Madre santa! Lasciatemi stare, non filare! Non faccio del male a nessuno! Il nuovo agenzio da Padova fa meraviglia alle palle! Corri dalla mamma! Sei grande! Sì! A tutti i mercanti che operano entro le mura della nostra gloriosa Repubblica! La città ha saggiamente increduto! Toglietevi di mezzo! Dannazione più! Se tassate l'area, potrebbe essere ancora qui attorno! Deve essere qui attorno! Lo vedo! Là!
Forza! Sarà meglio che io lasci Firenze. E dove andresti? Mio zio Mario ha una villa vicino a Monteriggioni. Sei ancora ricercato, Ezio. Che vuoi che faccia allora? Ho visto dei manifesti appesi nel distretto. Strappali e la gente si scorderà la tua faccia. Anche i banditori istigano la popolazione. Potresti corromperli così che parlino d'altro. O potresti cercare i falsi testimoni a tuo carico. Hanno venduto la propria dignità. Nessuno ne piangerà la scomparsa. Fa una qualunque di queste cose e sarai libero di partire. Ho aggiunto un programma di rilevazione di notorietà. Questa barretta ti aiuterà a capire a che punto sei tra notorio e incognito. Dovrebbe aiutarti a capire se devi controllare le tue azioni. Ti dirà anche se il livello di notorietà dipende da Ezio o da te. Quello è uno dei simboli. Che cosa significa? Deve essere lì per un motivo. Puoi darci un'occhiata da vicino? Ehi, prova a usare l'occhio dell'aquila. Un attimo, non è possibile. Non può... Quello è un codice informatico. Un secondo che lo compilo. Oh, merda, è un file criptato. Mettimelo sul computer. Sono un mago a decifrare. Oh, non riesco, è compatibile solo con l'Animus. Nah, trasferiscilo a Desmond. Non posso crederci. Mi chiamano Soggetto 16. Ascolta, non mi resta molto. C'è una cosa che devo farti vedere. Una cosa su cui ci hanno sempre sentito. Tutto quello che sappiamo, tutto quello che siamo portati a credere, è falso. Ok. Ho trasferito la prova, il file che dimostra tutto, ma l'ho diviso in 20 pezzi e li ho protetti con un codice. La prudenza non è mai troppa. La regina Isabella... No, non lei. Ma in che secolo siamo? Vabbè, non importa. Ascolta, ho nascosto il codice del primo file in questo programma. Trovalo, trovali tutti. Col percorso inizierai a capire la verità. Ma che... come ha fatto a entrare nel nostro Animus? Ah, il nucleo di memoria. Abbiamo trasferito il nucleo di memoria del 16 dall'Abstergo all'Animus 2.0. Deve aver violato il sistema quando vidi che usciva dalla sala fra una sessione e l'altra. Ehi, aspettate un secondo. I segni sulle pareti all'Abstergo... Quelli scritti col sangue. Erano indizi. Ci stava dicendo di cercarli dentro l'Animus. Twelve seconds later. Thank you.
un saltimbanco. Me ne vado e no... Oh, siete voi! Porco demonio, i miei soldi! Sparite! Oh, davvero impressionante! Spericolato, però! Bentornato, Ezio. Ci sei riuscito? Sì. Madre. Ezio, ma dove sei stato? Non volevano lasciarci andare e nostra madre... Oh, non ha detto una sola parola da quando abbiamo lasciato casa. Nostro padre dovrà sistemare tutto. Ma lui dov'è? E Federico? E Petruccio? Hm? È successa una disgrazia. Che cosa vuoi dire? No, è impossibile. Claudia. No, 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 no. Ho fatto tutto il possibile, piccina. Ascolta, ciò che più conta adesso è andare tutti in un posto sicuro. Ma per fare questo, ho bisogno che tu resti lucida. Ci siamo capiti? Bene, ti spiace badare a nostra madre. Allora siamo pronti. Grazie di nuovo, di tutto. Stai in guardia, Ezio. Sii cauto. La strada davanti a voi è molto lunga. Bene, di qua. Portate all'eroe una botte di liquore che gli illumina il nostro cuore. Non lasciatelo solo a lottare, tutti dobbiamo partecipare. Per l'eroe dobbiamo pregare. Che meglio che ve ne andiate. Guardie, preti e cortigiani, tutti uccisi come cani. La giustizia divina lo guida. Neanche la sorte gli arrida. Soldi, soldi, soldi. Oh, che fortuna. Un attimo. Dietro di me. Era l'ora.
vostri. Divertitevi. Guardate quanto ben di Dio. E dai, faccele vedere. Com'è potuto accadere proprio a noi? Non lo so. Faremo mai ritorno? Non lo so. Si va. Che accadrà alla nostra casa? Non lo so. Hanno avuto una degna sepoltura. Sì, l'hanno avuta. Non manca molto. Grazie a Dio. Qui, avanti. Buongiorno, Ezio. Come hai potuto lasciare Firenze senza salutare come si deve? Ezio! Che cosa vuoi, Vieri? Oh, molte cose. Un palazzo più grande? Due nuovi destrieri? Una sposa più bella? Ah, sì! E la tua morte. Condoglianze per la dipartita di tuo padre e dei tuoi fratelli! Che succede adesso che non rimane più nessuno ad aiutare? Ho in serbo cose meravigliose per tua madre e tua sorella. Questo gioco m'è venuto a noia. Finitelo! E non risparmiate le donne! Che stregoneria è questa? Nessuna stregoneria! Abilità! Fatti vedere! Come desideri. Prendi, usa questa! Uccideteli! Uccideteli tutti! Laggiù! Non lasciatelo scappare! Ci farai divertire, sarai Vi ringrazio, messere. Tieni la spada, Ezio. Ti ho già visto altrove. Non mi riconosci? Sono io, Mario! Zio Mario? Ne è passato di tempo, troppo. Ho saputo quanto è successo a Firenze. Terribile.
Venite. Dobbiamo condurvi via di qui. Allora, dimmi tutto. Hanno giustiziato mio padre per tradimento. Anche Federico e Petruccio. Poi sono venuti a cercare me. E tu lo sai il perché? Non ho risposte, zio. Solo un elenco di nomi strappato a un uomo che mi voleva morto. Ancora non posso crederci. Sta tranquillo. Chiariremo tutto. Vorrei avere il vostro ottimismo. Sveltiamo il passo, siamo quasi arrivati. Credo che Monteriggioni ti carderà parecchio. Pensavo che Monteriggioni fosse nemica di Firenze. Per ora. L'anno 21 saranno amiche, e l'anno dopo di nuovo nemiche. E così via. Non riesco più a starci dietro, così ci ho rinunciato. Questa è gente onesta, che lavora sodo. Nelle nostre botteghe si trova solo roba semplice, ma ben fatta e affinabile. Abbiamo anche una cappella qui. Il prete sembra una persona a modo, ma non sono mai stato un gran frequentatore di chiese. Lo sapevi che Villa Auditore ha quasi 200 anni? Fu costruita dal mio trisnonno, un uomo strano, detentore di ogni sorta di segreti. Tieni gli occhi aperti e potresti scoprirne qualcuno anche tu. Con tutte le guerre che ci sono state, questo posto sta diventando un po' decadente. Vorrei poterci fare qualcosa, ma non ho né tempo né denaro per rimettere le cose a posto. Ma così è la vita. Eccoci arrivati, casa dolce casa. Allora, cosa ne pensi? È davvero notevole, zio. Ha visto tempi migliori, immagino. Credimi, la rimetterei di nuovo al lustro, se solo ne avessi il tempo. Ora che hai terminato la visita, nipote, dovresti provvedere a equipaggiarti. I miei uomini al mercato ti stanno aspettando. Torna qui quando hai finito e potremo iniziare. Iniziare? Iniziare cosa? Ma non sei venuto qui ad addestrarti? No, zio. Sono qui per fuggire da Firenze. E intendo portare la mia famiglia ancora più lontano. Ma che ne direbbe tuo padre? Vorrebbe che finissi la sua opera. Quale opera? Mio padre era un banchiere. Aspetta, non te l'ha detto? Non ho idea di cosa stiate parlando. Oh, ma che mi combini, Giovanni? Non so neanche da dove cominciare. Ma vai a fare acquisti al mercato. Mi darà tempo per pensare. Ma... Niente ma. Parleremo più tardi. Qui c'è qualche soldo, se ti dovesse servire. E se avessi voglia di riposare, ti ho sistemato una stanza all'ultimo piano della villa. Bene, vedo che l'apparenza inganna. Nobili prezzi per nobili articoli, armature degne di un imperatore. Qualcosa vi affligge, amico? Tra breve vi sentirete meglio. Aprite le orecchie! Ho anche delle merci della forgia di mio fratello a prezzi molto interessanti.
Non preoccuparti, non resteremo qui a lungo. Non mi piace qui. Voglio tornare a casa. Lo so. Salute, zio. Ho fatto quanto avete chiesto. E alla svelta anche. Ben fatto. Ora, vediamo di insegnarti a combattere. No. Come dicevo, dobbiamo partire. Zio, con Vieri te la sei cavata a malapena. Non sopravviveresti una settimana sulla strada. Se vuoi partire, fa pure. Ma almeno fallo armato delle conoscenze necessarie per poterti difendere. Se non per te, per tua madre e tua sorella. Va bene. Ottimo. Sai maneggiare una spada, certo, ma sapere attaccare non è sufficiente in un duello. Devi sopravvivere abbastanza da colpire. Perciò ti insegnerò a schivare. Avete detto che mio padre non era solo un banchiere. Inutile girarci intorno, immagino. Mio padre era un assassino. Ve l'ho già detto! Mio padre era un passacarte! No, era nato e cresciuto per uccidere. Bene, t'ho insegnato come evitare gli attacchi del nemico. Ora imparerai a sfruttarli a tuo vantaggio. Tutte queste storie di assassini e di templari sanno tanto di fantasie. Come qualcosa tratto da un vecchio manoscritto coperto di arcani segni, vuoi dire? Come fate a sapere? Hai la lama di tuo padre. Immagino tu abbia pure la pagina del codice che gli ha fatto. Codice? Oh, sì! Una guida ai meccanismi interni dell'ordine. Origini, scopi, tecniche, il nostro credo. Capisci? Tuo padre pensava che il codice contenesse un potente segreto. Grazie di cambiare il mondo. Forse è per questo che l'hanno tolto a me. Assassini, templari, pagine del codice. Non è facile da accettare. Devi aprire la tua mente. Frammenta sempre. Nulla è reale. Tutto è legge. Non amo che mi si faccia aspettare. Ma cosa stai aspettando? Dio onnipotente, che paura! Non essere timido! Stai facendo buoni progressi, Ezio. Oggi ti insegnerò come posizionarti durante uno scontro. Dove stai e come ti sposti possono davvero fare la differenza. Non pensare che non t'abbia visto rovistare nella mia biblioteca. Allora, mi credi adesso? Sì, mio padre era un assassino. Ma che bisogno c'era di tanta segretezza? Hai sentito parlare dei Templari? Uno dei tanti ordini cavallereschi formatisi durante le crociate. La storia ci dice che sono annientati circa 200 anni fa. Ma non è così. Sono semplicemente nascosti, continuando la loro nefanda opera. Quale opera? I Templari perseguono il dominio sull'uomo. E noi, gli assassini, siamo votati a ostacolarli. Uberto era uno di loro? Sì. E gli altri nomi nell'elenco di mio padre? Templari anch'essi. Significa che Vieri... Come suo padre Francesco. Come tutta la famiglia pazza. Questo spiegherebbe molte cose. Thank you.
prendermi. Fatto, nipote. Ora sai cavartela da solo. Grazie, zio, per tutto ciò che mi avete dato. Sei della famiglia. È stato un dovere e un piacere. Sono lieto di essere rimasto. Bene, hai rinunciato a partire. Ci imbarcheremo per la Spagna, fra 3 giorni. Ma, nipote, ti ho insegnato tutto questo perché fossi meglio preparato a colpire i nostri nemici. E se mi trovano, lo farò. Vuoi andartene, zio? Gettare via tutto ciò per cui tuo padre si è battuto ed è morto. Rinnegare la tua eredità. Bene, come vuoi. Tanti saluti e buona fortuna. Aspettate, zio, perché è così in collera? È comprensibile. Vieri non ci ha dato pace da quando sei arrivato. C'era da aspettarselo, immagino, viste le sue origini. Dove sono tutti? Sono diretti a San Gimignano, a far fuori quella serpe di Vieri. Vorrei unirmi a loro. Trovi quel che ti serve alle scuderie. Guardala, Ezio. Non sono ancora riuscita a farla parlare. Passa giorno e notte davanti a quelle piume che collezionava Petruccio. Non riesce a staccarsene. Non so che cosa fare. Non preoccuparti. Tornerà fra noi. Lo so.